Che spettacolo, bellissimo. Il bel sole di oggi è un'ottima occasione per provare i monopattini elettrici a noleggio di Helbiz. Noleggiarli è molto semplice, basta installare l'app, si assegna una carta di credito per il pagamento e poi dall'app si vede comodamente l'area in cui si può usare il monopattino, che è la parte centrale di Milano per il momento, in rapporto alla nostra posizione sappiamo qual è il monopattino più vicino che possiamo prelevare e si vede anche la quantità di batteria residua e i chilometri di autonomia che ogni monopattino ha. Quando si sblocca scatta l'addebito di 1 euro e poi 15 centesimi al minuto. Se si associa il proprio profilo all'addebito sul Telepass non scatta nemmeno l'euro allo sbloccaggio. Io oggi devo fare un percorso breve, devo andare da Piazza del Duomo a Cairoli, vicino al castello. È il percorso ideale per questo tipo di veicolo. Proviamo. 5 minuti sono già arrivato. In verità non ho fatto video mentre arrivavo qua perché volevo prendere un po' di confidenza. Devo dire eccezionale. Sul pavé i blocchi di pietre grossi, tipico di Milano, si balla di brutto, ma è inevitabile, non ha le sospensioni. I forellini nelle ruote, che sono di gomma dura, aiutano un po' ad ammortizzare, quindi le protesi non saltano. Quando dal pavé si passa all'asfalto sembra di andare sul burro. Devo dire che è anche una bella velocità, avevo sentito dire che non superavano i 15 km orari, ma a me sembra che la velocità sia più elevata. Voglio misurarla poi col GPS. Per partire bisogna darsi una piccola spinta col piede e accelerare con questo in contemporanea. Adesso blocchiamo. In tutto l'ho usato 12 minuti e 17 secondi, 2,80 euro. La polizia ti guarda un po' male ma ti lascia andare. Esame ritirato, pronto per il ritorno, ovviamente con l'Helbiz. Spettacolo, bellissimo. Qui siamo in Cairoli e ci sono anche qui un bel po' di monopattini pronti per essere presi. Favoloso, che servizio. Io col GPS ho rilevato una velocità massima di circa 18,5 km/h, ma non ho mai trovato un punto proprio liscio dove farlo correre, quindi secondo me potrebbe arrivare anche ai 20. Risultato molto buono, devo dire mi è piaciuto molto. Difetti, il monopattino non mi sembra che ne abbia, la velocità è molto buona, forse costicchia un po'. I problemi più grossi derivano da ciò che c'è attorno, dai pedoni che guardano sempre il telefono e non guardano dove vanno, ma è lo stesso problema che si può trovare quando si va in bici. L'assenza di sospensioni, ma è intrinseca del monopattino e di qualsiasi altro mezzo leggero che non abbia sospensioni, perché col pavé San Pietrini si balla un bel po'.
Altro problema, sempre pedoni che non si rendono conto di essere sulle piste ciclabili. A Milano non c'è tanto l'abitudine di trovarsi la pista ciclabile sotto i piedi, quindi non ci si fa tanto caso, e se tu stai arrivando in bici, in monopattino o altro, rischi di prendere dentro qualcuno. Comunque il risultato reso conto è estremamente positivo, un gran mezzo. Il consiglio che do, prenderlo per dei tratti brevi, perché sennò il costo sale un po', e accoppiarlo al Telepass per ridurre, per evitare almeno di pagare l'euro di sbloccaggio.